Con il DEF e la manovra correttiva il governo mette in campo la sua politica economica. Vi soddisfa? Assolutamente no. Perché? Nel DEF purtroppo non c'è una programmazione che guardi al futuro del nostro Paese. C'è meno di buone intenzioni, purtroppo. Non si parla di investimenti, non si parla di lotta alla povertà e alla disuguaglianza. E nella manovrina si certifica questo aumento dell'IVA che passerà dal 10 all'11,5%. Ora, tra l'altro, a fronte di questo, noi sentiamo spesso il governo dire che ha sterilizzato le cosiddette clausole di salvaguardia, ma quello che ha scritto il governo stesso nel DEF è che queste sterilizzazioni costano agli italiani, tant'è che il mancato aumento dell'anno scorso ha comportato un aggravio di ulteriori tasse per altri 5 miliardi. Quindi secondo voi l'IVA andava aumentata per intero come previsto dalle clausole? L'IVA non doveva essere per niente toccata. In che senso? Ricordiamo che l'aumento dell'IVA è legge voluta da Matteo Renzi già a fine del 2014, dovuta a che cosa? A una politica economica sbagliata che già si sapeva non avrebbe portato degli impatti positivi. Ecco perché noi invece proponiamo una nuova ricetta completamente diversa che va a guardare anche le regole europee e che non si vuole inchinare ai voleri della Merkel prevedendo aumenti di nuove tasse. Perché ricordo, per noi l'IVA non doveva essere aumentata, ma non doveva essere per niente menzionata in nessuna legge. Intanto Padoan rinvia all'autunno la riduzione dell'IRPEF e sembra puntare moltissimo sulla lotta all'evasione fiscale. Solo un cavallo di battaglia o si riuscirà ad avere dei risultati? In realtà la lotta all'evasione fiscale è fatta con un marchingegno contabile che si chiama split payment. Io adesso non voglio entrare nel merito, so soltanto che ruberà quasi 4 miliardi di liquidità alle nostre piccole e micro imprese che lavorano con lo Stato, punendole quindi proprio per il fatto di avere rapporti con lo Stato. Questa non è evasione fiscale, ma è soltanto un anticipo di liquidità che viene sottratto alle nostre imprese. Intanto un'importante agenzia di rating ha declassato l'Italia a tripla B. Come commenta? Io non sono molto, non ripongo molta credibilità in questa agenzia, onestamente. Però non possiamo negare il fatto che il governo di questo paese, da Letta a Renzi a Gentiloni, purtroppo non goda dell'autorevolezza, perché non è un governo serio, non sono stati seri nessuno dei tre. Ma la politica di rientro dal debito pubblico dell'Italia è fallimentare, come dice Fitch? È fallimentare perché non prevede delle politiche che guardino alla crescita. Qualsiasi debito può essere sostenibile se aumenta di pari passo anche la ricchezza del Paese e quindi può essere ripagato. Questo il governo purtroppo non lo prevede, prevede soltanto nuove tasse e non prevede, e si vede proprio dal documento di programmazione, la crescita e la liberazione un po' dalle tasse delle piccole e medie imprese e delle famiglie. Intanto è giunto in Parlamento il monito del Capo dello Stato e alla Camera il 29 maggio si è impegnata a discutere della legge elettorale. Che farete? Noi come sempre ci siamo posti in maniera propositiva di fronte alla legge elettorale. La invochiamo ormai da quando siamo in Parlamento. Noi ci auguriamo che finalmente il Partito Democratico non pensi ai suoi interessi di partito, ma pensi anche in questo caso ad essere serio e a dare una legge elettorale seria al nostro Paese, che in questo momento è incatenato di fronte alle, prima alle dimissioni di Renzi, poi adesso alle primarie, e non si parla veramente dei problemi del Paese e di come mandarlo finalmente a nuove elezioni. Qualcuno dice che Renzi continuerebbe a pensare ad elezioni anticipate anche per evitare di mettere in testa al Partito Democratico il carico di una manovra di fine anno, lacrime e sangue. Lei che ne pensa? È vero che purtroppo Renzi sta cercando di delegare a tutti, a chiunque passi dalla sua strada, il carico dei suoi fallimenti. Ma io sono certa che gli italiani conoscono bene tutte le bugie che sono state rifilate da Matteo Renzi, per cui anche questi marchingegni non troveranno buona strada. Che indicazioni vengono dalle elezioni in Francia, secondo voi? Guardi, non lo so, sicuramente possiamo dire che il partito tradizionale anche in Francia ha fallito, non è credibile,
i francesi, anche loro, non ripongono fiducia nei partiti tradizionali. Vedremo poi che cosa succederà. Il populismo ha subito una battuta d'arresto, anche se hanno perso i partiti tradizionali. Non credo di fare questa valutazione. Il populismo purtroppo viene usato sempre con un'accezione negativa. Se il populismo invece è fare il volere del popolo come si dovrebbe fare, io invece dico che è stato punito l'establishment della partitocrazia. Adesso poi vedremo come sceglieranno i francesi e come il nuovo presidente poi agirà. Credete che nella nuova legislatura serviranno comunque larghe intese o no? Noi ci proponiamo per governare da soli. È chiaro che noi rispettiamo la nostra Costituzione e se non avremo i numeri chiederemo la fiducia al resto dei partiti, al resto del Parlamento. E poi vedremo se e perché diranno no al reddito di cittadinanza, alla diminuzione delle tasse per piccole e medie imprese, al taglio veramente degli sprechi e ad una serie di altri punti che noi stiamo illustrando pian piano sul nostro Rousseau. Vedremo poi le motivazioni per cui ci diranno no.